Bentornate in un video. Allora, video top 2018. Allora, io volevo farvi un video top 2018 e un video mai più senza per il 2019. Poi però mi sono resa conto che erano praticamente non la stessa cosa ma gli stessi prodotti, perché comunque nei top 2018 ho deciso di inserirvi solo le cose che più ho amato e utilizzato nel 2018 e che porterò con me nel 2019 e che quindi in quest'anno appunto e che quindi diventeranno i mai più senza. Quindi unisco il tutto. Siccome ho molto freddo che non c'entra niente, siccome ho purtroppo pochissima batteria e l'altra è lì in carica, non so se la vedete, che mi ero dimenticata di caricare dall'ultima volta, ho ridotto in questo caso per il video di oggi i top 2018 mai più senza 2019 con solo prodotti corpo, diciamo pulizia e capelli. Poi magari ne farò un altro, perché poi io sono anche una che si dilunga, come ben sapete, parlo troppo e quindi mi sa che non ce la farei. Ma prima di questo, devo fare un'altra piccola appendice al mio, il video dei miei regali di Natale, penso che, cioè proprio lo, non lo so come ho fatto quel video, ho dimenticato un sacco di cose. Quindi vi faccio vedere un'altra cosa che ho avuto in regalo per Natale ed è il mio profumo preferito che ho praticamente in regalo ogni anno. E questo è Hypnotic de Poison, la bottiglia grande, il 100 ml spray Eau de Parfum. Quindi secondo me in ogni video io vi farò vedere un pezzo dei regali di Natale che ho dimenticato lungo il mio cammino, che poi il profumo che uso, quindi l'avevo purtroppo, l'avevo finito, quindi l'avevo già aperto e quindi l'avevo rimosso. Ma veniamo a noi, allora, top 2018, iniziamo con, diciamo, saponi vari, pulizia corpo. Voi dai miei prodotti finiti mensilmente, ogni due mesi, vedete che io utilizzo sempre esclusivamente i prodotti della Omia e continuerò ad utilizzare i prodotti della Omia, che sono nickel tested, quindi ne ho preso uno a caso, che vedete semplissimo, e questo è il sapone non sapone della Omia, è testato al nickel, è bio. Lo amo alla follia, mi piace tantissimo, non mi secca la pelle, mi lava, ovviamente fa il suo dovere, eccetera, eccetera. Ho dimenticato il deodorante, vabbè, lo sapete, il mio deodorante è il Mantovani, se non era il Mantovani, non mi ricordo. Comunque, quello che vi faccio vedere sempre, magari lo metto nel prossimo video insieme ai trucchi. Poi, altro prodotto mai più senza è questo della Mantovani, ecco, no, allora il mio deodorante è Omia, vabbè, sto fuori. Lo sapete, il mio deodorante è Omia Nickel Tested, questo anche Nickel Tested, io oramai ho il panico della batteria, ed è igiene intima, Nickel Tested, estratti di fiori di loto e amamelis, e questo è i miei mai più senza perenne, quindi ciao nel 2018, benvenuto nel 2019. Poi passiamo a, per la pulizia del viso, quindi struccaggio, io utilizzo un unico prodotto, sapete bene che è stata una scoperta, penso del 2018, una bellissima e meravigliosa scoperta, Bioalchemilla, acqua di fiordaliso e teatri micellare, struccante viso, occhi, labbra, quindi ti fa tutt'uno, e quindi in un unico boccione da mezzo litro io strucco tutto, come lo uso con i miei mai più senza The Make Up, che ho dimenticato in bagno e non ho preso, va bene, io sono una fantastica youtuber. A proposito, se vi piace questo video e volete anche il video dei mai più senza top 2018-2019 del make up, lasciatemi un like a questo video e un commento e io capirò che lo volete, che volete anche quello. Comunque, torniamo a noi. Allora, e niente, Bioalchemilla, quindi con questo io strucco tutto, non mi brucia gli occhi, certo se ti va a finire negli occhi ti brucia, almeno a me, però è difficile che insomma ti va a finire negli occhi. Io con questo strucco tutto, strucco il viso, le sopracciglia, la mascara, rossetto, tutto, strucco qualunque cosa e lo amo alla follia. Questo prodotto è ciao nel 2018, benvenuto 2019. Andiamo avanti. Corpo, allora, corpo, io ho il mio mai più senza che ormai conoscete tutti, che è la crema termale anticellulite della Collistar. Questa purtroppo non è nickel tested,
Io ho scritto tanto alla Collistar, stanno facendo prodotti nickel tested, questo non ancora. Comunque, insomma, spero che la Collistar prima o poi. Ciao Collistar, accontentami! E perché io sono una tua grande fan e consumatrice. Comunque, questo è il mio mai più senza. Sapete che io adoro i prodotti anticellulite della Collistar, li amo alla follia. E quindi, diciamo che io mi sono fossilizzata, non è che io abbia testato vari, io ho provato questi e mi sono innamorata. Riuscirò prima o poi a cambiarli. In ogni caso, amo la follia, mi idrata la pelle, me la rende morbida, mi sento comunque una pelle migliore, più tonica. Ovviamente, il solito discorso, la cellulite è un'infiammazione, quindi mangiare sano, bere tanta acqua. Sapete che io cellulite ne ho, non ne ho, diciamo la verità, non ne ho. Ultimamente forse ho visto un po' di buccetta d'arancia, quindi ho iniziato a bere di più. Io bevo solitamente 2 litri d'acqua al giorno, in determinati periodi riesco a berne anche di più. Quindi stile sano, cibo sano, eccetera eccetera, ma la crema anticellulite comunque, secondo me, io sono una che ci crede veramente, aiuta. E quindi mai più senza per il 2019. Altro prodotto per il corpo che ho tanto usato, ma ne ho presa una a caso, perché sapete che le ho tutti e 3 o 4 i tipi, non ricordo quali fa, è la crema corpo della Omia. Questa è nickel tested, e ho preso questa all'Argan, ma fa anche, se non sbaglio, all'Aloe, la fa anche alle mandorle, mi sfuggono, ce l'ho tutte nel bagno, cioè io le uso a caso, io le prendo veramente a caso, anche altri brand, però devo essere sincera, quello che mi sono resa conto di utilizzare di più è sempre la Omia. Infatti un buon proposito per l'anno venturo è terminare tutte le creme corpo che ho non Omia, così almeno da 10 ne restano 4. Mai più senza, quindi addio 2018, benvenuto nel 2019. Poi veniamo a noi, scoglio più grande, capelli e una marea di prodotti. Voi sapete che io per i capelli spendo tantissimo, sapete che io acquisto tanti 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 prodotti. Sono finalmente riuscita a venire a capo di qualcosa, ovvero le maschere. Maschere capelli, sapete quante ne io ne abbia provate nel corso della mia vita. Voi che mi seguite da tanto veramente lo sapete, perché le vedete nel video degli acquisti, ne le vedete nei video terminati, controllo sempre le tacche, le vedete perennemente. Allora, non ho qui con me le maschere della Omia, perché di quelle maschere vi ho fatto veramente una testa così, se volete vado a prendere, ce l'ho in bagno, ma so che mi credete sulla fiducia. Sono quelle che io ho sempre, sempre, sempre usate, sono una costante nella mia vita, ma nell'anno 2018 le ho un po' messe da parte, anche se comunque le ho sempre avute, per testarne di nuove, perché avevo voglia di cambiare. Ora, fra tutte quelle che ho testato nel 2018, e sapete bene che sono tante, sono riuscita a fare una scelta definitiva, e quindi queste verranno con me nel 2019. Allora, la maschera di Alchemilla, maschera acida per capelli normali, spenti, opachi e trattati, nickel tested, eccola qui, della linea K-Air. Questa maschera è un addio 2018, benvenuto 2019, torna con me anche per quest'anno. La continuerò ad utilizzare, sicuramente ne proverò tante altre, ma per ora io sono fissatissima su queste e sono il mio top, se non fosse per il prezzo. Comunque un buon prodotto si paga, ma anche la Omia è un buon prodotto, si paga meno. Ma veniamo a noi. Allora, e quindi questa me la porto con me assolutamente, quindi addio 2018, benvenuto 2019. Poi, altra maschera, sempre di Alchemilla, sempre della linea K-Air, questa è maschera capelli multivitaminica, azione urto, con vitamina A, B5, C e F, per capelli normali, secchi e sfibrati. Anche questa viene con me nel 2019, l'ho amata questa maschera. Io non mi sto dilungando troppo su questi prodotti perché comunque ve ne parlo sempre, quindi non mi va di annoiarvi, però mi rendo conto che se magari qualcuno si sta collegando ora, dice sì, però questo prodotto che fa? Hai ragione. Allora, però io non posso tediare
le mie iscritte, i miei follower che sanno tutto, andranno avanti in questo momento. Queste due maschere sono due maschere. Allora, una è una maschera acida, quindi fa un po' l'effetto risciacquo acido, e invece che a volte si fa con l'aceto, io non lo faccio. E preferisco la maschera già bella fatta, cotta e mangiata. E poi questa invece è un'altra maschera multivitaminica, quindi sono comunque due maschere idratanti, nutrienti, bla bla bla. Altra maschera, questa, come pesa? Perché è nuova, appena comprata, ovviamente, quindi nuovo acquisto del 2019. Parliamo della maschera, questa è una maschera, non ricordo se idratante o no, questa è una maschera ristrutturante, si chiama Intense, maschera ristrutturante intensiva biomarina bellezza sincera. Eccola qua. Allora, la maschera appunto è di biomarina, ovviamente con i fari devo tenerla lontana, eccola qui, nickel tested. Perché adoro questa maschera? Adesso che ho la batteria cambiata posso dilungarmi, per la vostra gioia. Perché adoro questa maschera? Adoro questa maschera perché mi piace l'effetto che fa sui capelli, ma mi piace soprattutto la sua consistenza. Ha una consistenza gelosa, ma di un gel, sembra, a volte mi dà l'idea di uno slime sciapito, di uno slime che si è sciolto. Ha una consistenza particolare. Io sono una che abbonda, sapete bene, di prodotti in testa, maschere, eccetera, eccetera. Mi colla maschera dappertutto. Questa, nonostante io cerchi ogni volta di non abbondare, comunque mi sembra sempre che ne ho messa troppa. Mi esce maschera da tutti i pori. Ha una consistenza particolarissima. Mi piace da morire come mi lascia i capelli, mi piace il suo profumo, mi piace, mi dà l'idea che il capello sia realmente ristrutturato e nutrito. Poi andiamo avanti, nel frattempo io ho spostato tutto di qua. Allora, altro prodotto sempre per capelli, che addio 2018, benvenuto nel 2019, è l'olio di ricino. L'olio di ricino, sapete che io utilizzo questo delle erbe di Janas, perché cerco di fare un riassunto molto rapido, perché qui devo obbligatoriamente farlo, perché non vorrei trarre in inganno chi si veramente per la prima volta arriva su questo canale ed è allergico al nickel. Sapete che io, essendo allergica al nickel, ho tantissime ragazze che mi seguono per questo motivo, oltre agli altri, però insomma, essendo anche loro allergiche al nickel, mi seguono perché così scoprono nuovi prodotti, eccetera eccetera. Rapidamente, per le nuove nicoline, i nichelini in ascolto, questo prodotto prima non era testato al nickel, mi fu detto nel negozio in cui io lo acquistai che era testato. Ebbi qualche dubbio una volta acquistato, scrissi alla Janas, che è appunto la ditta che crea questi prodotti, ha tantissimi altri prodotti, e loro mi confermarono che il prodotto non era testato. Però dato insomma il problema, si misero a completa disposizione e mi dissero: dammi il numero del lotto che è qui sotto, noi se ne abbiamo ancora qui in casa madre te lo testiamo e controlliamo. Fortunatamente ne avevano ancora, fecero questo test solo per me, io ancora li ringrazio perché comunque non è un test che si fa così. Fecero questo test solo per me e mi dissero che questo lotto aveva una percentuale di nickel 0,00, insomma consentito per chi è allergico al nickel, e quindi io ho potuto utilizzarli. Successivamente ho saputo sempre da loro che avevano deciso di testare l'olio di ricino al nickel, diciamo di base, fisso fra la loro gamma di prodotti, anche questo che non lo era all'epoca, e quindi l'hanno testato. Quindi io ora di solito faccio scorte, quindi ora sono 3-4 mesi che non lo compro, se non erro, e nel caso siete allergici al nickel, quando lo acquistate, se siete interessati all'acquisto di questo prodotto, controllate che ci sia la scritta nickel tested. Se non c'è, fa ancora parte dei lotti non testati, quindi magari chiedete al negozio se vi procura quelli nuovi con la scritta, oppure cercate altrove, eccetera eccetera. Quindi questo è testato, ma non so se ce ne sono ancora in giro alcuni non testati. Veniamo a noi, olio di ricino. Direte voi: che ci fai con l'olio di ricino? Tante lo usano per le sopracciglia, ma sapete bene che io ho una crescita di sopracciglia, io le devo tagliare per quanto sono lunghe, quindi io non lo uso per le sopracciglia. Per
Molti ne usano sulle ciglia, io non lo uso sulle ciglia perché anche queste ce l'ho abbastanza lunghette, quindi non mi, soprattutto quelle di sotto. Infatti non so se notate, io non metto quasi mai mascara qua sotto perché altrimenti sembrerebbe che avessi le ciglia finte, comunque mi sta male, ma io lo uso per i capelli. L'olio di ricino io lo mischio ad altri oli, ne ho preso sempre uno a caso perché ne ho tantissimi, tutti nickel tested. Ho preso questo che è della Omea, la macadamia, uno dei pochi che mi sono rimasti, no, della Omea, perché della Omea li avevo tutti, li sto consumando, quindi di questi ne ho altri due se non erro. Comunque io lo uso in in unione con un altro olio, perché questo è molto denso. Se siete curiose, guardate sul mio canale, se non siete ancora, se siete new arrivi. Io lo uso per far crescere più velocemente i capelli per un tot di mesi all'anno, quindi insomma, se siete interessati all'argomento andate sul mio canale, cercate nella playlist dei capelli, troverete tutto ciò che vi può interessare sul far crescere i capelli più velocemente. Quindi addio 2018, benvenuto 2019, di rimando lo mischio con altri oli, quindi tutti gli oli che ho a casa, ne ho preso uno a caso, addio 2018, benvenuto 2019, perché li mischio con l'olio di ricino. Poi, altro prodotto per i capelli che è stata una vera e totale rivelazione per me, perché avete notato che io ultimamente ho i capelli molto più definiti. Essendo più definiti non sono più gonfi come un tempo, ma io preferisco averli meno crespi, io li vorrei non crespi, definiti e gonfi. Non si può avere tutto dalla vita, quindi io scelgo l'uno, scelgo l'altro. Ultimamente sono in fissa col definito e non crespo. E quindi rivelazione dell'anno 2018, verso la fine dell'anno 2018, forse dicembre se non novembre, ho finalmente trovato il prodotto della mia vita per lo styling, che penso che, mai dire mai, ma penso che resterà con me negli anni a venire. E metto quindi questo prodotto nei miei super top. Ne ho dimenticato uno, ovviamente, perché sono proprio una polla, ve lo dico a voce, la Giada, la crema Giada per i capelli, anche quella continua a venire con me nel 2019. E questo è il mio top dei top ed è il Domus Solea 11 Nutri Gel Disciplinante Elastico Anti Crespo. Questo prodotto io lo sto amando alla follia, lo amo alla follia, non si vede una cippa lippa. Vabbè, comunque vi ho letto il nome preciso preciso, è nickel tested, così come la crema Giada che vi ho detto prema, che non ve la faccio vedere, eccola qua, cremone. E questi vengono con me nel 2019, li adoro, li adoro, li adoro. La definizione che mi dà questo Nutrigel, guardate, non me la dà nessuno. In questo caso io l'ho usata in combo con la crema Giada, altre volte la uso in combo con la crema sempre della Domus Soleo, però ho notato che appesantisce un po' troppo, però comunque la uso in combo, oppure lo uso da solo. Ora la voglio provare col gel ai semi di lino, sperimento. Altro prodotto che viene con me nel 2019 come balsamo è il balsamo capelli ricci ai semi di lino. Ho intenzione di cambiarlo, ma perché voglio provare della stessa linea il balsamo volumizzante, ma comunque resto fedele alla K-Air, alla linea di Alchemilla, questo è nickel tested, e questo balsamo mi è piaciuto tantissimo. Ripeto sempre, i balsami della Omea per me sono il top del top, quindi anche quelli resteranno con me in memore, però quelli restano fissi, queste sono le scoperte e quindi quelli non posso, li menziono, ma nelle scoperte non ci sono perché sapete che sono il mio top. Poi, ultimo prodotto, sono stata forse brava, chi lo sa, non so quanto ho parlato per le varie interruzioni, ultimo prodotto che è stata una scoperta, ma non so ancora se è un top, ma ho deciso di portarlo con me nel 2019 perché è stata una scoperta degli ultimi tempi, poi l'ho sospesa, poi l'ho ripresa, poi l'ho sospesa e quindi lo voglio ancora provare bene e lo riporto con me nel 2019 perché lo voglio provare bene, ed è questo siero capelli rinforzante di Giada Cosmetics. Giada, ovviamente, questo è nickel tested. È stata una scoperta perché questo prodotto io lo uso, ancora non ho deciso come usarlo bene. A volte lo uso come styling, cioè a volte lo usavo come styling, ma poi ho scoperto questo e non ho più bisogno di styling durante la settimana. Diciamo, bagno un po', rispruzziccio, poco poco è andata. Altre volte ne ho bisogno e lo uso e fa il suo dovere. Non lo preferirei comunque come styling. Quello
quello per cui io lo sto sperimentando è che essendo un siero rinforzante anticaduta, anticaduta? No, un siero rinforzante, capelli, dicono che sia anticaduta se non sbaglio, comunque alla spirulina, io lo metto sulle punte delle dita, sulla punta delle dita e mi ci massaggio la cute a testa in giù nella settimana dell'inversion method, che se siete nuove del mio canale e non sapete di cosa parlo, andate sempre nella playlist di come far crescere più velocemente i capelli e troverete questo inversion method. E quindi, niente, questo è tutto. Questi sono i miei top 2018, benvenuti 2019. Spero che questo video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto lasciate un like e vi ricordo sempre, ho deciso di ricordarvelo in ogni video, vi martellerò tanto finché voi non inserirete questa cosa nei vostri buoni propositi 2019, ovvero c'è ancora un contest aperto con 11 palette di make up in regalo per voi sul mio canale, andatelo a cercare. Seguite le regole, sono facilissime, semplicissime, sempre le stesse. Commentare, condividere, essere iscritte qui e essere iscritte a Instagram. Ciao! Quindi l'importante è che voi vediate questo video perché deve arrivare a 1000 visualizzazioni, così poi lo chiudiamo, lo togliamo da mezzo. Infatti non ne farò mai più di così, con un tetto così alto, perché boh, non lo so perché, ma non ci siamo riuscite. E comunque sto regalando vari prodotti all'interno dei miei video, quindi mi piace di più questa cosa e non farò più contest del genere, ma inserirò sempre prodottini all'interno dei video, quindi restate collegate perché a breve qualcosa succederà. E basta ragazze, tantissimi tantissimi 1000 baci baci, ci vediamo al prossimo video, spero che questo vi sia piaciuto, mi raccomando fatemi sapere sempre con i commenti, con i like e basta.